La mia ospite ha scoperto un insidioso complotto contro i nostri figli e i nostri nipoti. Le ultime statistiche mostrano che solo il 4% di questa generazione sarà coinvolta nella cristianità evangelica. Esiste una dimensione soprannaturale? Esiste un altro mondo che va al di là della nostra conoscenza? Esiste la vita dopo la morte? Esistono gli angeli? I nostri sogni contengono dei messaggi che vengono dal cielo? Possiamo decifrare le informazioni sul soprannaturale contenute negli antichi manoscritti? Sono veri i miracoli? Sid Roth ha passato 35 anni a studiare l'estremo mondo del soprannaturale. Rimanete in onda per questa puntata di È soprannaturale. Salve a tutti, sono Sid Roth e benvenuti nel mio mondo che naturalmente è soprannaturale. Se leggete il Nuovo Testamento, noterete che per un terzo del suo ministero Gesù fu impegnato a scacciare lo spirito demoniaco dalle persone che ne erano possedute. E non doveva occuparsi delle cose che ci sono oggi. Non c'era internet che è pieno di pornografia, cose del genere. Non c'erano film sui vampiri. Se ai suoi tempi c'erano tanti spiriti demoniaci, io penso che oggi si siano moltiplicati. Basta considerare tutto quello che succede oggi nel mondo. La mia ospite, Becca Greenwood, ci insegna come identificare il demoniaco e ci insegna a capire che cosa causa il demoniaco e come fare per liberarsene. Ancora meglio, come fare per chiudergli la porta in faccia. Non c'è nessuna paura in questo. In effetti, fa così poca paura che la sua specialità è quella di insegnarlo ai bambini. Becca, raccontami del sogno che hai fatto quando eri bambina. Feci questo sogno negli anni 1990. Il Signore mi mostrò in un sogno che ero su un palcoscenico. E mentre ero sul palcoscenico, ero circondata da milioni di persone. E io toccavo le loro mani. C'erano persone di tutte le razze, c'erano diversi gruppi di persone, c'erano adulti e bambini. E chiesi al Signore, «Signore, cosa devo fare?» Lui mi rispose con una domanda e mi disse, «Becca, vuoi essere responsabile per le anime che ti ho assegnato?» E io feci questa preghiera, «Signore, mostrami come fare, io non so come fare, mostramelo». Questo avvenne nel 1990. E da quel momento ho visto gente che veniva salvata, che veniva guarita. Nel nostro ministero ho visto gente che lasciava il suo passato per entrare in un futuro pieno di libertà. Così potevano realizzare il loro destino. C'è una valanga di demoniaco in tutto quello che sta accadendo. Io non ho mai visto tanto demoniaco nell'arco di tutta la mia vita. Dimmi i sintomi che i genitori dovrebbero osservare che sono demoniaci o spiriti malvagi. Ovviamente cominci ad osservare drastici o addirittura graduali cambiamenti della personalità. Se un bambino è pieno di gioia e diventa pieno di paura, se diventa introverso, se comincia a guardare dei programmi oscuri, tenebrosi, con gli adolescenti noti che il loro guardaroba cambia. Le ragazze adolescenti cambiano il modo di truccarsi, cambiano la loro capigliatura. Senti che avvengono dei cambiamenti in casa tua. Non ti senti più a tuo agio nelle relazioni. Cominci a sentire che ci sono delle tensioni. Qualche volta i ragazzi diventano depressi. Noti che i bambini o gli adolescenti sono molto depressi. Hanno degli incubi, dei sogni angosciosi, delle notti di terrore. Quali sono le porte aperte che permettono questo accesso? Beh, ci sono molte porte aperte. Potrebbero essere i programmi televisivi che permettiamo ai nostri ragazzi di guardare. O loro guardano dei programmi e noi non lo sappiamo. Potrebbe essere internet. I bambini sono molto bravi con il computer e con internet. Noi dobbiamo capire che ci sono delle porte aperte e che loro possono imbattersi nell'oscurità. Mi dicevi che ci sono dei dati scientifici sui videogiochi, che ci sono dei bambini che giocano continuamente con questi giochi, specialmente giochi violenti.
Sì, i videogiochi violenti. Quando giocano a questi giochi violenti, loro cominciano a credere che la violenza è il modo in cui si risolvono i problemi. Loro stessi diventano sospettosi, credendo che la gente diventi violenta verso di loro. Cominciano a diventare sospettosi. In effetti, una delle cose che insegniamo è che un bambino può diventare molto bravo a fare canestro. Se si allena 1 milione di volte a centrare il canestro, diventerà bravo. Farà molti canestri. Questo vale per tutto. Se noi ci alliniamo 1 milione di volte, se passiamo delle ore, dei giorni a sparare a qualcuno in un gioco violento, allora diventeremo insensibile. Questo è quello che succede con i nostri figli. Loro pensano che la violenza è il modo migliore per risolvere i loro problemi. Pensano che il mondo sia violento e diventano molto sospettosi. I loro voti cominciano a peggiorare e cominciano a diventare introversi. Vediamo un'epidemia di folla che diventa violenta, manifestazioni violente. Ti chiedi che cosa succeda in Inghilterra? Come mai succede questo negli Stati Uniti d'America? E non dovremmo sorprenderci, visto che abbiamo desensibilizzato un'intera generazione. Non ho mai sentito parlare di questa serie di libri e non ho mai visto questi film. Ma tu mi stavi spiegando che c'è una particolare serie di film e di libri. Raccontaci, forza. Sì, un'altra porta aperta per i nostri figli e per i giovani Sid è quando i bambini guardano i film come Twilight. C'è la moda dei vampiri in questa generazione. Questa cosa fa diventare il demonio una cosa accettabile. Questo fa in modo che i bambini e gli adolescenti pensano che sia ok entrare nell'oscurità. Ci sono addirittura dei bambini di 8 anni che, dopo aver guardato questi film, chiedono agli attori: «Per favore, mordimi, così posso diventare un vampiro come te». Loro sono davvero affascinati da tutto questo. Sono veramente affascinati. La serie Twilight, ma anche la musica, mi dicevi qualcosa? Anche la musica, dici, sì. Delle soprannaturali qualità della musica. Le soprannaturali qualità della musica. Bene, l'autrice dei libri e dei film scelse di proposito la musica, dicendo che essa creava più in fretta uno stato da suicidio, più di qualsiasi altra musica. Io ho la risposta. Lo so che tu hai molte risposte, ma io ho la risposta per i videogiochi violenti. Ho ricevuto una mail da una mamma che ha un figlio di 9 anni che si chiama Julin. Te la leggo. Prima voglio ringraziarla per il programma È Soprannaturale. Il suo programma ha tremendamente benedetto la mia famiglia ed ha rafforzato la nostra fede al di là di quello che potevamo immaginare. Mio figlio, di 9 anni, non si perde mai una puntata. È la parte migliore della sua settimana. Si alza la mattina presto, qualche volta alle 5 di mattina, per guardarlo prima di fare i compiti scolastici, perché non vuole perdersi la puntata. Conosce tutti i programmi a memoria, addirittura quelli di 2 anni fa. Sid, lei è diventato più famoso dei videogiochi. Forse lei non era al corrente che questa era la cosa più difficile da sconfiggere in casa nostra. Quindi io ho la risposta. Non andate via, torneremo subito. Tra qualche istante torneremo a È Soprannaturale. Il programma che stai seguendo è reso possibile grazie alle tue offerte, che mese dopo mese ci permettono di realizzare sempre più nuovi programmi per raggiungere i lontani col messaggio del Vangelo di nostro Signore Gesù. Le tue braccia d'amore, tienimi stretto, Signore, e allontana ogni male dal mio cuore. Torniamo ora a È Soprannaturale. Salve, sono Sid Roth in compagnia di Becca Greenwood. I nostri figli sono sotto attacco. È quasi come quando nacque Gesù e ci fu un attacco contro gli infanti ebrei di 2 anni e al di sotto dei 2 anni. Ed è quello che sta succedendo oggi. La mia ospite, Becca Greenwood, ha il più fantastico e soprannaturale ministero. Lei è stata equipaggiata dal paradiso, proprio così, per liberare i bambini. Ma voglio darvi un indizio. Becca,
Dici, quali sono le ultime statistiche sui bambini? Le statistiche dicono che solo il 4% di questa generazione sarà cristiana evangelica. Quindi è in atto una battaglia contro i nostri figli e contro questa generazione. In più, il 58% sta guardando materiale deplorevole o addirittura pornografia su internet. Lo sai che incominciano a guardare la pornografia all'età di 11 anni? Il gruppo più prominente che guarda la pornografia ha un'età che va dai 12 ai 17 anni, ogni settimana su internet. Ma a quanta tentazione sono esposti i nostri bambini? È come il pifferaio di Hamelin, chiamato il diavolo. Abbiamo il computer, che dovrebbe essere usato in modo innocuo. E che cosa succede quando un bambino apre una porta come quella della pornografia? Che succede? Quando la porta è aperta, succede che lo spirito della seduzione e della perversione si lega a quel bambino. Poi quello che succede è che quel bambino avrà bisogno di essere liberato. Noi siamo molto appassionati in questo. Possiamo evitare che i nostri bambini e gli adolescenti passino la loro gioventù nel tormento. Parlando di tormenti, dici di quella bambina di 9 anni. Ah sì, abbiamo pregato per questa bambina di 9 anni. Stavamo predicando in una chiesa e il pastore disse: ha molti problemi, potreste incontrarla? Io e mio marito pregammo per lei. Sapevo istintivamente che non era stata salvata. Pregammo per lei, ma la ragione per cui la portarono da noi era che lei aveva ripetutamente degli incubi durante le ore notturne. In questi incubi un serpente le morsicava lo stomaco. Sid, dalla prima volta che fece quel sogno, soffrì di un dolore cronico allo stomaco. La portarono dal dottore che le fece ogni genere di esami, ma non trovarono niente. Quindi pregarono per lei. Quando la portarono da noi, il Signore mi disse che non era stata salvata, quindi la guidammo al Signore e fu salvata. Dopo alcuni minuti disse: «Signora Becca, mi sento bene». Ma ancora qualche minuto dopo disse: «Signore Becca, il dolore è ritornato». In quel momento seppi che doveva essere liberata. Quindi pregammo e chiedemmo al Signore. E il Signore mi mostrò profeticamente che a casa sua c'erano dei film d'orrore. Chiesi alla mamma: «Gli permettete di guardare film d'orrore?» La mamma disse: «No». E io dissi: «Ma li avete in casa?» E lei rispose: «Sì, suo padre li adora. Nella libreria c'è uno scaffale pieno di film d'orrore». Io dissi alla mamma: «Non importa se a lei non è permesso di guardarli. Averli in casa è un invito con il tappeto rosso per il demonio che viene per molestare tua figlia». Quindi pregammo, Sid. Noi rompemmo il potere della stregoneria che veniva da questi film d'orrore. E subito dopo la bambina, la chiamerò Sara, ci guardò e con un grande sorriso disse: «Signora Becca, il dolore è sparito». Da quel momento non ha più avuto nessun dolore. Suo padre era così contento di vedere che sua figlia era stata liberata che quando arrivò a casa, ecco, lui si liberò da tutti quei film d'orrore. Quali sono le altre porte che potrebbero esserci in una casa? Guardare film dell'orrore o cos'altro? Giusto, i film dell'orrore. Potresti avere in casa oggetti di idolatria o dell'arte demoniaca. E fammi qualche esempio di oggetti di idolatria. Un oggetto di idolatria, ecco, potrebbe essere un oggetto al quale la gente prega. Loro credono che quell'oggetto ha dei poteri. Può succedere, per esempio, che durante un viaggio hai comprato un bellissimo vaso con un dipinto di un idolo alla quale la gente prega. Ecco, questa, per esempio, è una porta aperta al demonio. Anche se non lo adori? Assolutamente, anche se tu non lo adori. Vogliamo che le nostre case siano pure al massimo. Raccontami di quella persona che aveva le arterie bloccate. Dopo aver sentito i tuoi insegnamenti, che successe? Sì, è vero. Questa è un'altra porta aperta. Era una maledizione che si trasmetteva di generazione in generazione. Questo signore, infatti, ha avuto gente nel passato che praticava riti occulti. Le sue arterie erano bloccate dal 40 al 60% e doveva fare un trapianto di reni. Lui telefonò e disse: «Penso che questo sia un problema spirituale. Può pregare per me?» Quindi noi pregammo per lui al telefono. Lui abitava molto lontano da dove abitavo io. Pregammo al telefono e la preghiera ruppe il potere della stregoneria e dell'infermità.
La maledizione dell'infermità si era trasmessa da generazioni passate per via dell'attività occulta. Nei giorni che seguirono andò a fare degli esami prima di fare l'operazione e tutte le ostruzioni erano totalmente sparite. Era completamente guarito. Vi piacerebbe se Becca pregasse per voi? Prima vi darà però un po' di insegnamenti, perché il paradiso le ha dato il dono di avere l'abilità di comunicare in un'area dove non ci dovrebbero essere paure. Questo dovrebbe essere semplice e dovrebbe liberarvi, così voi non dovreste subire. Un bambino non deve passare anni con tutti quei traumi, quelle paure, che possono invece essere eliminate. Loro possono vivere le loro vite. Alcuni di voi hanno avuto questi problemi per 20 o 30 anni. Non è necessario. Ecco perché Gesù venne e morì solo per noi. Non andate via, torneremo subito. Tra qualche istante torneremo a È Soprannaturale. State seguendo la TGI, la vostra televisione cristiana in Italia. Torniamo ora a È Soprannaturale. Salve, sono Sid Roth in compagnia di Becca Greenwood. Voi direte, come si fa ad insegnare ai bambini che cosa sono gli spiriti demoniaci e che loro hanno l'autorità in Dio? Sapete una cosa? Se viene insegnato in modo appropriato, non c'è nessuna paura per loro ed è facile capirlo. Loro non devono subire tutto il dolore che io ho subito o tutto il dolore che Becca ha dovuto subire nella sua vita o tutte le pene che voi avete dovuto subire. In realtà alcuni di voi hanno bisogno di questo, anche se non siete più dei bambini. Becca, come si fa ad insegnare ad un bambino che ha un'autorità spirituale? A me sembra una cosa meravigliosa questa. È incredibile. Sì, tutto questo iniziò quando nostra figlia cominciò a vedere. E in realtà lei può vedere in modo soprannaturale. Lei poteva vedere gli angeli e i demoni. Cominciò a vedere quando era molto piccola. La prima volta che successe aveva più o meno un anno e mezzo o due anni. Era una bambina molto pacifica. Dormiva tutta la notte, era molto tranquilla. Poi cominciò tutte le notti a svegliarsi alla stessa ora, alle 3 del mattino. Si svegliava urlando, piena di paura. E l'unico modo per tranquillizzarla era quello di metterla nel nostro letto. Quindi chiamai il nostro pastore e gli dissi: «Penso che abbiamo bisogno di qualcuno che venga a pregare in casa nostra». Per me tutto questo era una cosa nuova. Era tutto nuovo. Lui mi chiese che cosa stava succedendo e poi mi disse: «No, non avete bisogno che qualcuno venga a pregare in casa vostra. Vostra figlia in effetti può vedere, vede in modo soprannaturale». E io dissi: «Cosa dobbiamo fare?» E lui ce lo disse. Quindi, quella notte, quando si svegliò, andammo di corsa nella sua stanza per confortarla. Io e mio marito eravamo un po' ansiosi perché per noi era la prima volta. Quando entrammo nella sua stanza, accendemmo la luce. Lei corse e si aggrappò alla mia gamba dicendo: «Mamma, fa paura, fa paura!» Io le chiesi: «Piccolina, vedi qualcosa?» Lei disse: «Mamma.» L'unica cosa che poteva dire fu: «Un grosso gorilla, mamma, un grosso cattivo gorilla!» Quindi sapemmo che era qualcosa del nemico. Noi pregammo con voce molto tranquilla. Nel nome di Gesù, noi ordiniamo agli spiriti maligni di andarsene. Chiediamo a Gesù di mandare un angelo guerriero per sorvegliare Kendall. Mia figlia mi guardò e mi sorrise. E disse: «Che angelo carino, mamma!» Poi tornò nel suo letto e si mise a dormire. Quello che abbiamo imparato a casa nostra è che quando i nostri figli vengono da noi e dicono: «Sto facendo dei sogni orribili», oppure «Vedo qualcosa di pauroso», non possiamo dire: «Questa è solo la tua immaginazione, non preoccuparti». Ma invece quello che dobbiamo fare è prendere sul serio quello che ci dicono e pregare con loro. Dobbiamo insegnarli a pregare in modo non religioso, con la fede di un bambino. Nel nome di Gesù, puoi andare a Gesù, ti manderà degli angeli. Così possiamo rilasciare il soprannaturale nelle nostre case, in modo che i nostri figli comincino a vedere questa attività in maniera abituale. Possiamo insegnare ai nostri figli chi sono nel regno di Dio. Noi facciamo un'attività che chiamiamo le identità nel regno, specialmente per i bambini che cercano di superare le loro paure o la loro depressione. Noi li facciamo scrivere le nuove identità nel regno di Dio. Sono coraggioso, sono il figlio di Dio, Gesù mi ama e sono felice, non sono triste. Leggiamo le scritture in modo adatto all'età di quel bambino e i genitori ripetono ai loro figli le nuove identità del regno. Così, dentro di loro, cominciano a mettere in pratica chi sono nel regno.
E mentre lo fanno, cominciano a realizzare la loro autorità e a scoprire chi sono davvero. Quando sono in situazioni difficili, loro vanno in quel luogo dove Gesù li ama, Gesù è il loro miglior amico, dove Gesù si prende cura di loro. Una volta, adesso questa è diventata una storia buffa che raccontiamo sempre nella nostra famiglia, una volta, durante il periodo natalizio, mentre scendevamo da una montagna, ci trovammo nel mezzo di una bufera di neve. Guidare giù per quella montagna, sulla strada del ritorno, era una cosa molto terrificante. Il mio cuore si intenerì quando sentì una delle mie figlie pregare mentre guidavamo giù per la montagna. Diceva, «Signore, ti ringraziamo perché noi scenderemo giù da questa montagna piena di neve». Era notte, dai sedili posteriori si sentiva questa vocina che diceva, «Gesù, in te noi siamo più che conquistatori. Noi abbiamo la vittoria e i tuoi angeli ci faranno scendere da questa montagna sani e salvi». Potete immaginare vostro figlio essere così coraggioso ad un'età così giovane? Potete immaginare un cambiamento improvviso dei vostri adolescenti? Io non posso credere alle statistiche che dicono che in questa generazione solo il 4% dei nostri figli saranno dei credenti. Non accetto queste statistiche perché cambieranno e cambieranno iniziando con voi. Tu riceverai questa liberazione, tu diventerai pulito ed anche i tuoi adolescenti e anche i tuoi bambini. Becca, voglio che canti. La gente sarà emozionalmente e fisicamente liberata dagli spiriti maligni quando canterai, perché c'è un'unzione soprannaturale nella tua voce. Sì, ti ho sentita mentre facevi le prove, ti ho sentita. Amen. Mentre canto, voglio che voi permettiate all'amore di Dio di toccare il vostro cuore e di andare in quei luoghi dove ci sono dei traumi. Io posso vederli in questo momento. Lasciate che l'amore tocchi quel luogo. Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do. Nothing else can take the place to feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. We need to know, Lord, help us know you are near. Right now. In questo momento c'è una mamma che è ansiosa per suo figlio. Suo figlio ha un'età fra i 17 e i 18 anni. Stavamo parlando della serie Twilight. Tuo figlio è immerso non solo nei film, ma anche nel movimento dei vampiri. In questo momento preghiamo perché la fede di questa madre aumenti. Restauriamo il coraggio e la speranza. In questo momento preghiamo per questo ragazzo che è intrappolato nella seduzione di questo movimento di vampiri. Rompiamo tutte le cose che lo legano alla stregoneria e all'anticristo e allo spirito della seduzione che esiste in quel movimento di vampiri. Rompiamo ogni bugia e l'inganno contro questo giovane. Ora spezziamo quella forza. La spezziamo nel nome di Gesù. E c'è una mamma, una giovane mamma, ha circa 20 anni e in questo momento sta guardando questo programma. Sei molto depressa, ti sei inflitta dei tagli. Questa mattina hai pregato questa preghiera. Gesù, ho bisogno del tuo aiuto. Quando guarderò questo programma, Signore, fai in modo che io trovi la risposta per me. In questo momento, ogni trauma che è stato scatenato contro di te, mia cara, quando negli anni della tua infanzia hai subito dell'abuso, in questo momento io rompo il potere di quel trauma nel nome di Gesù. Io prego che il potere dell'amorevole guarigione vada in quei luoghi dove tu sei stata abusata, dove c'è quella depressione, pesantezza. Io comando alla pesantezza e alla depressione di lasciarti ora, nel nome di Gesù. L'amore di Gesù fluisca su di te dalla sommità del tuo capo fino alla punta dei tuoi piedi. Oggi è il giorno della tua liberazione. Lo sai, Becca, quando avevo 30 anni, Gesù si rivelò a me.
Ci fu una trasformazione istantanea che nessuno poté negare. Nessuno. I miei genitori ebrei non volevano credere in Gesù, ma non potevano negare che avvenne dentro di me una trasformazione. La mia fede mi dice che i tuoi figli cambieranno. Tutto quello che faranno sarà diverso. Loro sono sul sentiero sbagliato. In questo momento stanno guardando delle cose su internet che sono sbagliate. Hanno tatuaggi, vogliono gli orecchini, vogliono dei piercing sul loro corpo. Loro faranno da guida. Faranno da guida nella rettitudine. Questo è quello che mi dice la mia fede, perché conosco Gesù. E tu conoscerai Gesù e i tuoi figli conosceranno Gesù. Lui sarà il nostro Signore. Questo è quello che confesso su di te, perché questo è il tuo momento. Il tuo momento.